Luca Desiata, come nasce questo suo amore profondo nei confronti del latino? Nasce in tempi non sospetti, negli anni Ottanta al liceo scientifico. Io sono cresciuto in un piccolo villaggio tra le montagne del Molise, nei tempi in cui non c'era internet, e quindi già a quell'epoca creavamo dei piccoli giochi enigmistici e dei cruciverba in latino, che purtroppo condividevamo in pochi. Il liceo era piccolo, era un'unica sezione in un paesino di 5.000 abitanti, e quindi l'idea è morta un po' lì. Con l'avvento di internet, a una riunione con amici del liceo, ci siamo ricordati di quell'esperienza. Abbiamo detto, vista la disponibilità di questi nuovi strumenti di comunicazione, proviamo a lanciare una piccola rivista di giochi enigmistici in latino, ed è stato un successo immediato. È un successo perché lei diceva non c'era internet quando abbiamo cominciato, ma adesso grazie a internet questo suo linguaggio, questa lingua che viene utilizzata, va oltre i confini, quindi da tutto il mondo si può partecipare, si può scrivere, si può giocare, se possiamo usare anche questo termine. Esatto, internet a mio avviso sta facilitando la diffusione del latino nel mondo. La nostra rivista, nata nel 2014, è stata, come dicevo, un successo immediato e oggi conta oltre 10.000 abbonati da tutto il mondo, non solo dall'Italia. È distribuita in formato PDF, quindi tramite internet e posta elettronica. Ma oltre alla rivista, questa rivista elettronica, ci sono altre iniziative di latino su internet. C'è il primo giornale online di notizie di attualità in latino, Ephemeris, con cui collaboriamo. C'è il profilo Twitter del Papa in latino, con quasi 1 milione di seguaci. C'è la Wikipedia in latino, che si classifica al 52esimo posto di tutte le lingue di Wikipedia su un totale di 300. Quindi un posizionamento niente male per una lingua considerata morta. E allora andiamo indietro nel tempo. Quando è che nasce l'enigmistica latina in questo caso? Ma la nascita dell'enigmistica si perde un po' nella notte dei tempi. Convenzionalmente si fa risalire la nascita all'enigma della Sfinge con Edipo, noto a tutti, lo ricordiamo soltanto così per memoria, qual è quell'animale che al mattino cammina con 4 zampe, nel pomeriggio con 2 zampe, la sera con 3, ed è tanto più lento quante più zampe utilizza. E quindi Edipo risolve il problema della Sfinge, che poi, a seconda delle versioni, si getta dalla rupe, oppure è lo stesso Edipo che la uccide. Diciamo che l'icona di Edipo e della Sfinge è un po' riconosciuta da tutti gli enigmisti nel mondo, è diventato un po' il classico. Quindi questo è uno dei primi esempi documentati di enigma al tempo dell'antica Grecia. Ci spostiamo poi successivamente nel mondo latino e troviamo il primo, chiamiamolo proto-cruciverba, un quadrato magico, il cosiddetto Sator Arepo Tenet Opera Rotas. Quindi è un quadrato con una doppia simmetria, una frase palindroma. Cioè che si può vedere sia... Si può leggere da sia da sinistra verso destra, sia da destra verso sinistra, e inserito nel quadrato si può leggere in orizzontale o in verticale, quindi in questo senso una doppia simmetria, orizzontale e verticale, sinistra, destra. Significato molto recondito, letteralmente significa il seminatore Arepo tiene con cura le ruote, che non significa assolutamente nulla. Lo hanno interpretato anagrammando un po' le lettere come un doppio paternoster con 4 lettere rimanenti, quindi un po' una croce dissimulata e simbolo del cristianesimo. Era un quadrato scolpito sulla pietra e diffuso in tutto il mondo romano, dalla Scozia al Nord Africa. All'occhio di un enigmista moderno abituato a lavorare con software e a fare simmetrie e capolavori di enigmistica, questo quadrato sembra più come lo definivo prima, una sorta di proto-enigmistica che affascinava per la doppia simmetria, ma che probabilmente non aveva nessun significato particolare. Oggi, diciamo, gli enigmisti moderni, anche avvalendosi dell'aiuto di software e di computer, creano, diciamo, dei giochi molto più eleganti e molto più sofisticati. Lei prima parlava di lingua morta, che assolutamente non lo è. Quanto si sente così significativo lei con il suo lavoro, con la sua opera,
perché questa lingua venga comunque mantenuta in vita. Noi siamo convinti che con questo esperimento abbiamo dimostrato l'utilità della lingua latina come strumento di comunicazione al di là dei confini geografici che ancora bloccano un po' l'integrazione europea. In quanto amministratore delegato, in passato, nella mia esperienza come country manager di Enel in Belgio, avevo addirittura provato a proporre il latino come lingua per un consiglio di amministrazione. E le spiego perché. In Belgio le lingue ufficiali sono tre, il francese, il fiammingo e il tedesco. Le lingue ufficiali di Enel sull'internazionale sono, oltre all'italiano, l'inglese e lo spagnolo. Quindi un verbale di un consiglio di amministrazione in Belgio doveva essere tradotto sempre in 3-4 lingue. Allora ho proposto, ma perché non lo facciamo in latino? Perché gli avvocati, che erano comunque inglesi, gli avvocati studiano avevano in latino. Comunque una conoscenza, certo. I membri del consiglio erano italiani e francesi, che comunque utilizzando un latino un po' moderno, maccheronico, diciamo, insomma, si riusciva con poca difficoltà a comprendere. E abbiamo richiesto anche un parere legale sulla possibilità di utilizzare il latino proprio come lingua che facilitava in quel caso un problema di comunicazione. Purtroppo il Belgio impedisce l'uso di lingue cosiddette non vive. Noi abbiamo provato a sostenere l'uso del latino nel Vaticano, ma purtroppo non ci è stato riconosciuto. Quindi il latino ha una sua possibilità, ha delle nicchie in cui è ancora uno strumento utile di comunicazione, ma è la stessa, sono le stesse leggi che noi abbiamo promulgato che lo bloccano e lo arginano in questo suo potenziale. Comunque, diciamo, l'enigmistica, che ai nostri occhi risulta come una cosa ludica, in realtà è molto più profonda. Le dà prova anche nel 2015 e il 2017 la Normale di Lione, dove avete strutturato un certamen di enigmistica in latino. Esatto, diciamo che abbiamo un ottimo rapporto con le scuole normali in tutta Europa. Anche quella di Pisa, anche quella di Pisa. Però in particolare la Scuola Normale Superiore di Lione ha voluto organizzare ben due volte il cosiddetto certamen enigmatum, quindi una gara di risoluzione di cruciverba in latino. È stato un contesto molto divertente all'interno del Festival Europeo di Latino e Greco, e credo che lo ripeteremo anche quest'anno visto il successo delle precedenti edizioni. Ecco, devo dire, per concludere la nostra chiacchierata, in italiano devo dire questa volta, prendendo spunto da una battuta che l'attore Lavia ha scritto all'interno di questo testo, non possiamo dire altro che lei non sia un Latin lover. Assolutamente. Luca Desiata, grazie. Grazie.